La proposta irrevocabile di acquisto. Ciao, io sono Andrea De Tanti, sono un agente immobiliare ed opero in Valchiavenna e in questi nuovi video, saranno tre, ti darò dei brevi consigli che ti saranno però davvero utili se stai pensando di acquistare un immobile e vuoi arrivare sereno alla chiusura della compravendita. Devi ricordarti, ci sono dei passaggi fondamentali e super consigliati che devi assolutamente seguire. E il primo step, appunto, in cui ne parlerò oggi è la proposta irrevocabile di acquisto. Ma di cosa si tratta? La proposta irrevocabile di acquisto non è altro che la tua offerta economica per l'acquisto di un determinato immobile. La proposta deve essere scritta e accompagnata da un assegno a titolo di garanzia. Ricordati, molto importante, gli accordi verbali non hanno nessun valore legale. Quindi la proposta di acquisto è a tutti gli effetti un vero e proprio contratto, per cui al momento in cui viene firmata e controfirmata, vincola entrambe le parti, quindi la proposta deve essere sottoposta e accettata dal venditore, da qui ne nasce il contratto. La proposta ha un valore di natura obbligatoria e non reale, ovvero impegna le parti a un futuro contratto di compravendita o di preliminare, ma questo lo vedremo più avanti, ma non ne trasferisce la proprietà dell'immobile oggetto del contratto. Una proposta di acquisto immobiliare non contiene soltanto l'offerta economica, ricordatelo, ma devono essere inseriti anche una serie di elementi i quali vanno a definire dei termini molto importanti come la data ultima di stipula del rogito, le modalità dei pagamenti, le caratteristiche dell'immobile che è promesso in vendita e le eventuali clausole sospensive alle quali è vincolata la proposta. Molto importante tal punto, se devi fare un mutuo ma non sei ancora sicuro dell'erogazione dello stesso da parte della tua banca, pretendi sempre di inserire nella proposta la clausola sospensiva legata appunto all'ottenimento di questo mutuo. Questa ti sarà davvero utile in caso di problemi con l'erogazione dello stesso. Ricorda, tutto fa parte della trattativa e quindi tutto è negoziabile. E saper negoziare è davvero importante in una fase di proposta di acquisto, quindi allenati nella negoziazione. La proposta dovrà essere inoltre accompagnata da un assegno a titolo di caparra generica, caparra confermatoria. Ricorda, l'assegno deve essere intestato al venditore e mai all'agente o all'agenzia. Quindi abbiamo detto che l'assegno solitamente è rilasciato a titolo di caparra confermatoria. Questo cosa vuol dire? Che tu ti impegni a comprare l'immobile e il venditore si impegna a vendertelo. Apro e chiudo una parentesi, c'è una differenza tra la caparra confermatoria e quella penitenziale che potrebbe essere usata in altri casi. Però di questo ne parleremo magari in maniera più approfondita e più sviscerata in un altro video. Quindi se non dovesse essere così, ovvero che l'accordo viene rispettato e una delle due parti quindi si dovesse ritirare, la caparra diventa una sorta di risarcimento del danno, detta in maniera generica. Ma se tu quindi dovessi ritirarti dall'affare, non rispettando la scadenza del contratto, perderesti la cifra della caparra che hai versato e che quindi verrebbe incassata e trattenuta dal venditore. Al contrario, se dovesse essere il venditore a ritirarsi dall'affare, quest'ultimo dovrebbe restituirti l'assegno che hai versato più la stessa somma da parte sua. Se la tua proposta quindi non dovesse essere accettata dal venditore, potrai farne una nuova, potrai ritrattare il prezzo offerto oppure potrai ritirare il tuo assegno e lasciar cadere la trattativa senza nessun impegno. Nel caso del ritiro dell'assegno, ricordati che l'agenzia immobiliare non avrà nessun diritto alla provvigione in quanto l'affare non è stato concluso. Molto importante, nel momento in cui fai una proposta, il venditore non ha nessun vincolo nei tuoi confronti, tu proponi qualcosa a lui, quindi lui può prenderla in considerazione, ma potrà prendere in considerazione anche altre proposte, quindi non ti offendere assolutamente o prendere sul personale se la cosa non dovesse andare a buon fine. Per oggi abbiamo finito, ma ti invito a guardare il prossimo video su come comprare casa, nel quale parlerò del preliminare di compravendita. Inoltre ti ricordo che per qualsiasi domanda io sono a tua completa disposizione se dovessi avere una trattativa privata, una proposta che hai ricevuto o che vuoi fare. Quindi ci vediamo alla prossima e buona vendita!